comunicato stampa diramato dal sindaco Francesco Miglio che voleva esprimere le sue verità sul compostaggio. Ci sono alcuni punti che assolutamente sono condivisibili, altri magari un po' meno. Il sindaco Miglio dice che la materia, ossia quella relativa alla realizzazione dell'impianto di compostaggio, non è materia strettamente comunale, ma è materia provinciale. E ci troviamo pienamente d'accordo. Dice, fra l'altro, menziona il fatto che negli ultimi giorni c'è stato un ricorso al TAR da parte della società proponente alla realizzazione dell'impianto avverso al provvedimento di diniego, comunque di diffida da parte dell'amministrazione comunale all'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto stesso. Tale ricorso a TAR è stato accolto con formula piena, in quanto sia per la tempistica della presentazione del ricorso, sia per le ragioni e le motivazioni contenute in esso. Adesso diciamo l'amministrazione comunale ha in mente di fare ricorso in Consiglio di Stato. Ovviamente occorre verificare se ci sono e quali sono le ragioni che permetterebbero il ricorso al Consiglio di Stato, con la speranza di poter ribaltare la sentenza del TAR. Tra le tante cose che condividiamo in questo documento ce ne sono altre, per esempio dove l'amministrazione comunale dice che le gestioni privatistiche dei rifiuti negli ultimi tempi nei dintorni del nostro territorio e non solo, talvolta hanno dato cattiva prova, avendo quale unica priorità il risultato economico in spregio alla salvaguardia dell'ambiente, quindi privilegiando gli interessi privati. Perfettamente, ma lo sapevamo da sempre, perché da almeno 5 anni che ci battiamo per tutelare la nostra città da questo che noi consideriamo sia uno scempio ambientale. Dove non ci trovo assolutamente d'accordo è quando esprime che le forze politiche di centro-sinistra che sostengono l'attuale maggioranza amministrativa sono da sempre fortemente sensibili alla qualità dell'ambiente e critiche alla gestione totalmente privata degli impianti. Beh, tutti noi sappiamo come è iniziata questa storia, come è proseguita. Quando il sindaco dice che sono contro gli impianti privati, vogliono tutelare l'ambiente, la nostra città, forse dimentica che la delibera di giunta 142 del 2015 l'hanno sottoscritta loro stessi. È da lì che è iniziato il caos. Tra le altre cose era giugno del 2017 quando 4 associazioni di San Severo, associazione San Severo Attiva, altra città, cittadinanza attiva e città civile, inviarono un documento, una missiva sia al sindaco di San Severo Miglio sia alla provincia di Foggia, al settore ambiente, al dirigente Stefano Biscotti, con la quale chiedevano di rivalutare un attimo l'iter autorizzatorio concesso in precedenza in virtù del fatto che in quel periodo c'era stata la vicenda denominata Indaunia Venenum, che tutti quanti ricordiamo, a seguito della quale gli equilibri ambientali sono stati chiaramente modificati in maniera sensibile. Quindi chiedevamo di rivalutare gli impatti cumulativi, di rivalutare l'autorizzazione della provincia di Foggia del settore ambiente in base agli impatti cumulativi. Ovviamente a questa risposta non ci fu alcun seguito. È notizia di queste ultime ore che in Commissione Ambiente della Camera esponenti del Movimento 5 Stelle hanno inserito nel decreto liquidità un emendamento che istituisce la white list anche per quelle attività che si occupano di compostaggio, quindi impianti di compostaggio e discariche, mentre prima era preclusa, era dedicata soltanto alle società che si occupavano di trasporti di rifiuti. Perché cito questa novità? Perché fra le varie contrarietà nostre a questo impianto ce ne sono diverse. Alcune riguardano il sovradimensionamento di questo impianto, si parla di 60.000 tonnellate di rifiuti annui come capacità di trattamento. Capirete bene che la città di San Severo al massimo riusciamo a produrre, dovremmo comunque ridurre,
sempre di più nel corso degli anni, riusciamo a produrre al massimo tra gli 8 e le 10.000 tonnellate all'anno. 60.000 tonnellate sono sempre apparse più che sproporzionate per chiunque. Altre ragioni per le quali ci opponevamo in passato era il fatto che l'impianto è gestito da privati e noi sappiamo bene, tutti sanno bene, ci sono anche sentenze di giudici e magistrati che lo affermano, che quando il privato, lo afferma lo stesso Miglio dal comunicato stampa, quando la gestione dei rifiuti, in un settore particolare, viene gestita da privati, spesso e volentieri si verificano casini. Spesso e volentieri si omette di controllare alcuni aspetti fondamentali, anche legati alla legalità, appunto. Quindi gestione privata e non pubblica, gli impatti cumulativi ignorati, impianto sovradimensionato. E ci sono anche dei profili di legalità da valutare bene, che finora non sono mai stati valutati, perché io penso che pochissimi tra voi conoscano l'excursus storico della società che vuole proporre questo impianto. Parliamo della Saiter, oggi si chiama Saiter, ieri si chiamava Sagerin, l'altro ieri si chiamava Gesapin Immobiliare e prima ancora si chiamava Safab. Safab è un colosso conosciuto in tutta Italia, ha vinto gare d'appalto in tutta Italia, ha realizzato opere in tutta Italia. Però non sempre, insomma, a quanto pare in maniera del tutto legale. Tant'è vero che, facendo una semplice ricerca su internet, l'ho fatta io che sono un comune cittadino, immagino che avrebbero dovuto farla a maggior ragione gli amministratori locali di questa città. E che cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto, ad esempio, che questa società, quindi la Safab, già nel 2009 fu colpita da un'interdittiva antimafia per vicende riconducibili a una questione di appalti in Sicilia, in provincia di Gela. Il 4 agosto del 2009 furono arrestati gli amministratori di questa società, che sono i due fratelli Masciotta che gestiscono questa società, quindi interdittiva antimafia, a seguito della quale sono seguiti appunto degli arresti. Nel 2010 ci furono delle interrogazioni parlamentari, addirittura, perché secondo le indicazioni di un magistrato siciliano venne fuori un'interrogazione parlamentare con la quale si parlava di progetti contabili ad hoc, cortine fumogene verso l'informazione, pareri inverosibili e coperture politiche. Ancora andiamo avanti. Nel 2013, il 16 luglio del 2013, ci fu una condanna per corruzione dal Tribunale di Caltanissetta a seguito di intercettazioni che collegavano questa società a un esponente legato alla malavita siciliana. Ci fu la condanna anche in appello, perché ovviamente gli amministratori della società proponente fecero ricorso, furono condannati anche in appello nel 2015. E in terzo grado furono condannati nuovamente, quindi con condanna definitiva passata in giudicato il 1 marzo 2016. Parliamo del 2016. Nel 2016 la giunta comunale, su per giù, era la stessa che vige ancora adesso e il presidente della provincia era il nostro stesso sindaco della città. Queste informazioni non potevano non saperle. Se le sappiamo noi comuni cittadini, dovevano essere in possesso anche loro. E se avessero avuto queste informazioni o non le hanno valutate per disconoscenza, quindi per leggerezza, oppure ci sono passati sopra. Non ci si può passare sopra una cosa del genere. In una città come San Severo, c'è chi parla di San Severo città d'Europa, chi vuole candidare San Severo alla città della cultura. Se non curiamo la legalità negli aspetti fondamentali, figuriamoci poi nel piccolo. È vero che all'epoca non c'era la whitelist applicabile anche alle società che si occupavano di impianti di compostaggio, ma non è che c'è bisogno di una legge per chi vuole sembrare bello. Chi vuole essere bello deve anche sembrarlo, non c'è bisogno di una legge. Questo è il nostro punto di vista. Ovviamente tutte queste questioni, quindi gli impatti cumulativi, il sovradimensionamento dell'azienda, la richiesta di rivalutazione dell'iter autorizzativo,
insieme ai profili giudiziati dell'azienda, evidentemente non sono stati valutati dalla provincia, non saranno stati valutati nemmeno dal TAR, presumiamo, perché non se ne è mai parlato fino ad oggi. Sono tutte ragioni che potrebbero aiutare l'amministrazione comunale oggi, nel caso in cui veramente avesse intenzione di fare ricorso in Consiglio di Stato. Ecco perché questa manifestazione deve essere assolutamente apolitica ed apartitica, perché se vogliamo raggiungere l'unico fine utile, che è quello di salvaguardare non solo il territorio sanseverese, non solo l'ambiente, ma la salute e gli interessi di tutti i cittadini di questa città, dobbiamo essere in grado di fare squadra tutti assieme. Non ci devono essere bandiere politiche di destra, di sinistra o chi più ne ha più ne metta. Dobbiamo fare squadra. Io penso che sia giunto il momento di mettere da parte i drappelli e le bandiere politiche e di costituirci in un unico comitato cittadino, tutti, liberi cittadini, associazioni di cittadini, comitati, politica tutta e amministrazione comunale, giunta comunale e consiglio comunale compreso. Se vogliamo venirne a capo e vogliamo avere una speranza di ribaltare la sentenza al TAR facendo ricorso in Consiglio di Stato, penso che dobbiamo riunirci in rappresentanza presso questo palazzo che rappresenta la nostra città, mettere insieme tutte le nostre ragioni e disegnare assieme l'unica strada possibile e percorribile di comune accordo. Ovviamente ci sono tante altre questioni che bisognerebbe illustrare, ma magari non è questa la sede e anche per una questione di tempo preferisco lasciare la parola agli altri che interverranno per poterle illustrare meglio, illustreranno anche altri aspetti, magari anche legati alla questione del comitato che noi chiediamo che si costituisca al più presto. Per cui passo la parola. Maria Pia. Mino Cartelli. Mino Cartelli.